È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Presidente, una convocazione importante perché sono stati chiariti tanti aspetti, ma soprattutto ci sono delle novità per quest'unione della città caudina. Vabbè, gli aspetti è che è emessa la volontà chiara di andare avanti e di questo ne sono contento, che tutti i sindaci hanno dato la giusta risposta. Le novità sono di programmare ancora di più, di allargare il range della nostra città caudina, di guardare un poco oltre. Noi abbiamo bisogno della buona politica e i sindaci, devo dire, della Valle Caudina tanto fanno per le proprie comunità. Ovviamente adesso dobbiamo staccarci, dobbiamo svecciarci, come si suol dire, dalla nostra mamma e quindi dal nostro comune, cercare di rendere molto di più all'interno della città caudina. Le prospettive sono buone, io credo in questo futuro della città caudina. A me resta ancora un bel poco, insomma, da lavorare per la città caudina, lo farò con impegno come ho fatto fino adesso, con parsimonia, perché capisco anche probabilmente il sindaco che pensa a breve, pensa al proprio comune, però poi questo ostacolo stasera si è dimostrato che si vuole lasciare a casa. Quindi città caudina, abbiamo fatto il regolamento che il sindaco, se è impedito, può venire il vice sindaco, con l'impegno che possiamo fare anche con un delegato, la linea programmatica, quindi i progetti di sviluppo, i progetti di comunicazione fra di noi, l'impegno con la regione Campania, che dobbiamo un po' insistere su questa regione Campania. De Luca è andato ad Avellino e ha dato molti soldini sull'unione dei comuni dell'Avellinese. Credo che anche noi non possiamo essere sottovalutati. La città caudina, la Valle Caudina è una terra fertile, una terra che può crescere tantissimo e noi dobbiamo essere bravi a farla sviluppare di più. Tanto tempo è stato fermo, quindi dobbiamo recuperare il tempo che è stata ferma per portare avanti, insomma, il discorso che tutti crediamo in questo sviluppo della nostra città caudina. E adesso c'è anche un logo. Sì, il logo è stato approvato dalla Giunta qualche settimana fa, l'ho reso pubblico oggi alla città, quindi spero che questo logo possa anche incominciare a vederlo su qualche prodotto tipico che abbiamo sul nostro territorio, una bottiglia di vino, un latticino, una verdura, una squadra da calcio, perché no, insomma, far capire che la città caudina è un ente che veramente crede in tutto questo, ma che può sponsorizzare soprattutto i prodotti del nostro territorio e quindi questo logo che possa arrivare negli Stati Uniti, nel mondo intero.